Buona giornata, amici del Caffè Biblico. Sabato scorso si sono concluse le Paralimpiadi di Parigi, che ha visto impegnati atleti diversamente abili. Per la nostra nazione l'epilogo è stato dolce e al tempo stesso amaro. In serata si è disputata la finale dei 100 metri femminili. Le italiane in gara erano le favorite, ma mentre Martina Cheironi vinceva l'oro, Ambra Sabatini è caduta a pochi metri dal traguardo, quando era in testa. Ambra Sabatini, livornese di 22 anni, detentrice del record mondiale sulla distanza e portabandiera per l'Italia a queste Paralimpiadi, era la favorita al titolo. Dopo la gara non ha trattenuto le lacrime, ed è comprensibile. Difatti, dopo 3 anni di allenamenti, arrivare in finale e cadere a pochi passi dal traguardo è un colpo tremendo. Quando è stata intervistata, ha manifestato tutto il suo dolore, ma allo stesso tempo ha concluso dicendo: "Mi rimetto subito al lavoro perché già comincia la corsa per Los Angeles." Questa attitudine a rimettersi in corsa dopo una caduta viene definita da alcuni l'arte di rialzarsi. Sono davvero tanti e per lo più imprevedibili gli avvenimenti della vita che mettono a rischio la nostra serenità, facendoci cadere nella delusione o peggio ancora nella disperazione. Rialzarsi significa reagire per non perdere le nostre certezze, anche quelle della fede. Non è cosa da poco saper ricominciare, riordinare i sentimenti, riprendere in mano la direzione della propria vita, scegliere consapevolmente la propria strada e magari cambiare radicalmente per migliorare la relazione con gli altri e con Dio. Sono tanti i personaggi nella Bibbia che dopo una caduta, grazie a Dio, sono stati in grado di rialzarsi. Cito l'episodio di Pietro, che ebbe la fede per camminare sulle acque come Gesù, ma subito dopo affondò a motivo dei suoi dubbi. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, dai versi 29 a 32, è scritto: "Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato?" E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Anche a te, che non sai come risalire dal dolore che ti butta giù, Gesù tende la mano e ti afferra. Ma c'è bisogno che tu rivolga il tuo grido, la tua preghiera al Signore. Gesù ti rialza afferrandoti, ma anche invitandoti a sperare oltre ogni speranza, rafforzando la fiducia in Dio, che realizza in te la sua parola e la sua volontà. Dio ti benedica e buona giornata.